Il governo pensa che tutti coloro che stanno tra i 18 e i 60 anni sono abili al lavoro, possono fare un corso, non capisce, come dire, che ci sono problematiche molto più profonde in alcuni contesti. Sono 20.000 le posizioni aperte su queste piattaforme. Secondo me gli utenti che hanno fatto queste domande non vedranno il sussidio se non prima di novembre-dicembre. Non c'è un patto sui redditi, una politica dei redditi che possa rilanciare il potere d'acquisto dei lavoratori, ma allo stesso tempo contenere l'inflazione. Professor Tridico, lei ha proposto il reddito di cittadinanza europeo. Ci dice che cosa significa? Qual è la proposta? Sì, l'idea è quella di inserire un reddito minimo a livello europeo per tutti gli Stati membri finanziato da Bruxelles. Questa ha una doppia valenza, innanzitutto sociale, appunto di sostegno alle classi più povere, un sostegno di reddito minimo a tutti coloro che stanno sotto una certa soglia, per ogni paese calcolato come soglia di povertà relativa in ciascun paese. Ma soprattutto ha anche un valore economico fondamentale. Ricordiamoci che l'Eurozona è un'entità, un'area valutaria non ottimale, proprio perché non ha meccanismi automatici di stabilizzazione. Cioè, in caso di crisi, i paesi del nord avanzano il loro avanzo di bilancio, i paesi del sud approfondiscono il disavanzo proprio perché devono fare politiche di contenimento della disoccupazione e della povertà. Quindi in un'eurozona è corretto avere meccanismi centralizzati di stabilizzazione, pagati centralmente dal bilancio di Bruxelles, in modo che appunto i paesi in recessione, i paesi più deboli dopo una crisi asimmetrica, riescono a sollevarsi con un bilancio comune piuttosto che prendendo risorse dai propri bilanci già condizionati da una crisi asimmetrica, appunto. Il modo in cui questo strumento si potrebbe finanziare è una tassazione sui capitali di società, sulle corporate tax cosiddette, a livello europeo, minima uguale per tutti. Che costo avrebbe secondo lei questa misura? Considera che in Italia il reddito di cittadinanza appunto è di 8-9 miliardi. A livello europeo, secondo i calcoli che ho fatto, si aggirerebbe intorno a 200 miliardi di euro. Stiamo parlando dell'1% del PIL dell'Unione Europea. Quello che manca nell'Unione Europea è il welfare dell'Unione Europea. A chi spetterebbe il reddito di cittadinanza europeo e nella sua idea, come l'ha immaginato, immagino varierebbe da paese a paese? Varia sulla base della povertà relativa di ciascun paese. La nostra povertà relativa appunto è intorno a 800 euro mensili, quindi in Italia si posizionerebbe intorno a quella cifra lì e andrebbe ad integrare i redditi di coloro che sono sotto quella soglia e darebbe invece un contributo intero a chi ha un reddito zero. Negli altri paesi europei potrebbe essere più alto, ad esempio in Francia e in Germania, visto che i loro redditi medi sono più alti e quindi i livelli di povertà hanno delle soglie più alte. Avrebbero delle soglie più basse, faccio per dire in Polonia, dove al contrario i redditi medi sono più bassi e le soglie di povertà sarebbero appunto più basse. Senta, ma perché non va a proporlo direttamente lei a Strasburgo, al Parlamento europeo, come candidato, insomma, alle prossime elezioni, magari con il Movimento 5 Stelle? Io in questa fase sto insegnando all'università, sono ritornato, l'università è una responsabilità nei confronti della mia istituzione, dei miei studenti, insegno tutti i giorni praticamente, sono all'università e questo è il mio impegno principale. Va bene. E invece passiamo alle misure del governo Meloni. Da qualche mese, insomma, è entrato in vigore il supporto formazione e lavoro. Le chiedo cosa ne pensa. Noi riceviamo un sacco di segnalazioni di persone che sono ancora in attesa di prenderlo dal 1° settembre, che ancora non l'hanno ricevuto. Come giudica il lavoro che è stato fatto con l'assegno di inclusione che ancora deve entrare in vigore, tra l'altro, il 1° gennaio? Primo di gennaio. Come ho avuto già modo di dire, lo strumento di formazione lavoro non è un reddito minimo, appunto, è uno strumento condizionato, un po' come era Garanzia Giovani, una volta nella vita, una tantum, se si attiva un corso, se si iscrive su una piattaforma, se in qualche modo si è abili al lavoro. Il governo pensa che tutti coloro che stanno tra i 18 e i 60 anni sono abili al lavoro, possono fare un corso, non capisce, come dire, che ci sono problematiche molto più profonde in alcuni contesti, anche se non sono anziani, anche se non sono disabili. Molte persone hanno delle vulnerabilità, vanno seguite attraverso i centri di assistenza sociale dei comuni, vanno prese in carico in un diverso modo e non attraverso una piattaforma soltanto. Quella può avere un ruolo soltanto, come dire, in alcuni contesti dove l'occupazione è molto alta, quindi parliamo di alcune regioni del nord, dove ci sono già delle politiche attive che funzionano e soprattutto dove c'è una tensione nel mercato del lavoro molto forte. Oggi vediamo che nel contesto generale ha un'incidenza molto scarsa, sono 20.000 le posizioni aperte su queste piattaforme. Secondo me, gli utenti che hanno fatto queste domande non vedranno lo sussidio se non prima di novembre-dicembre, perché prima si devono registrare, poi devono fare il patto digitale, devono trovare un corso. Soltanto dopo l'attivazione, il mese successivo, prendono il sussidio. Non è uno strumento che garantisce la continuità reddituale, che è quello che invece dovresti garantire ai poveri.
Senta, invece sul lavoro il governo Meloni come si sta comportando? Le chiedo, hanno appena varato la NADEF, adesso ci sarà la manovra, sembra che gran parte dei soldi verranno utilizzati da un lato per rinnovare il taglio del cuneo contributivo, dall'altro per la riforma dell'IRPEF, per accorpare le prime due aliquote. Questo in soldoni vuol dire quel famoso aumento di stipendio, che poi in realtà è una conferma perché questo aumento di stipendio già c'è stato. La convince questa strategia? Secondo me le priorità oggi per il paese e per l'economia italiana sono sostanzialmente due, su cui appunto non mi sembra che si stia facendo nulla. Da una parte la lotta all'inflazione, soprattutto per i redditi bassi, e quindi il potere d'acquisto di quelle persone, i salari bassi che non crescono, e non crescono perché appunto non c'è un patto tra governo, lavoratori, sindacati e imprese, così come fu agli inizi degli anni 90, all'interno di un contesto rinnovato, diverso, di investimenti e di lotta all'inflazione, che ci permise di rientrare nei parametri per poi entrare nell'Unione Europea. Quindi non c'è un patto sui redditi, una politica dei redditi che possa rilanciare il potere d'acquisto dei lavoratori, ma allo stesso tempo contenere l'inflazione. Dall'altra, non si fa nulla, a mio parere, sul rilancio dell'innovazione che possa trainare la produttività. Un altro tema di cui parla sempre il governo Meloni, soprattutto Fratelli d'Italia, è la natalità. Dicono di volerci investire tanto, al di là di quello che è stato fatto e di quello che verrà fatto, vedremo con la manovra. Questa strategia invece la convince? Noi dovremmo fare un po' come hanno fatto la Francia, la Danimarca e la Svezia su questi paesi che 20-30 anni fa hanno cominciato a fare tre cose principalmente sulle politiche della famiglia. Da una parte aumentare i redditi disponibili delle famiglie, soprattutto quelle più povere e quelle che possono appunto fare figli. Inoltre i servizi sono la cosa più importante, servizi che vanno dalla cura dei bambini oltre che della famiglia più in generale, vuol dire asili nido, vuol dire babysitteraggio, vuol dire conciliazione tra lavoro e famiglia, quindi anche nei tempi, nello smart working, nella riduzione degli orari di lavoro. E infine un incentivo selettivo per l'assunzione delle donne. Oggi noi sappiamo che il principale problema non è tanto la non assunzione della donna in quanto donna, ma è la donna con figli. Quindi la mia idea qui è di incentivare l'assunzione di una donna con figli dopo il parto. Se un'azienda assume una donna e questa donna va in maternità, al ritorno dalla maternità ottiene un esonero contributivo. L'ultima cosa che mi ero segnato a chiederle, le pensioni. Allora, un altro dibattito che è abbastanza scomparso, sempre per una questione fondamentalmente economica, nel senso che di soldi da investire per una riforma complessiva, pure promessa e ripromessa, non ce ne sono. Su questo cosa si dovrebbe fare secondo lei, con i fondi che abbiamo a disposizione? Certo, a mio parere bisogna invece fare due cose. Da una parte la flessibilità sul modello contributivo, permettendo alle persone che vogliono andare in pensione con l'età contributiva da 63 anni, rilasciando a 63 anni soltanto la quota contributiva. E la quota retributiva la si rilascia a 67 anni. In questo modo si dà la soddisfazione alle persone che vogliono andare in pensione a 63 anni con la quota contributiva, anche questa sostenibile, perché ciò che ha maturato l'individuo si prende. A 67 anni, ovvero l'età ordinaria, l'individuo si prende anche la parte retributiva. In questo periodo tra 63 e 67 anni potrebbe anche lavorare, c'è una staffetta generazionale, ci sono part time che si possono attivare. E questo è qualcosa che farei e che costerebbe poco e sarebbe sostenibile dal punto di vista finanziario. L'altra cosa è invece andare su categorie specifiche di lavoratori usuranti e gravosi. Noi sappiamo dalle nostre ricerche che chi è povero muore prima e quindi dobbiamo permettere a coloro che hanno svolto lavori gravosi, mansioni usuranti, di anticipare l'età pensionabile senza essere anche penalizzati con un ratio pensionistico più basso.